conosciuto mica come gran parte di noi, cioè ascoltando le prime cose in radio. Poi 2 anni fa siamo venuti qui perché mia figlia Gaia, che ha 12 anni, è innamorata di lui e quindi siamo venuti a trovarlo. E gli ho parlato anche del musical di Peter Pan, delle canzoni tutte tradotte in inglese, che con molta audacia, una audacia tipo quella di Indiana Jones, ci apprestiamo a proporre a Broadway e in Inghilterra. E quindi abbiamo pensato di fare questo brano, appunto L'isola che non c'è, che in inglese è Never Never Land, che lui canta in inglese, lui in inglese, io in italiano. A me più che il passato, vi confesso, mi interessa il presente e l'immediato futuro. Per cui quello che mi dà emozione, quello che mi dà carica, quello che mi dà energia è il futuro. Quello che può succedere fra un'ora, fra un giorno, fra un mese, fra un anno, è quello che mi dà energia e carica. Quindi sempre una porta che va verso il futuro. Quello che fa di una casa un posto bello dove vivere. E innanzitutto dove si trova questo posto, perché comunque non è soltanto l'ambiente domestico, la casa fatta di mura, ma anche quello che c'è intorno. Per cui l'ideale sarebbe avere una casa non, diciamo, con la piscina, con i campi da tennis, qualcosa di normale, però che ha un viale che porta fuori. E dove anche fuori le cose vanno bene, perché di questi tempi chiudersi nel proprio, così, nel proprio mondo e non pensare agli altri è poco utilitaristico, non è un fatto di buonismo, cioè è importante che noi stiamo bene, viviamo bene, stiamo in una bella casa, però è importante che intorno alla casa ci siano buone vibrazioni, non ci sia gente che stia male.